Ci sono voluti quasi 3 anni di indagini, appostamenti, intercettazioni e pedinamenti per smantellare una fitta rete di spaccio radicata nelle province di Prato e Firenze. Sono 34 le persone coinvolte nella maxi operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale fiorentino insieme agli uomini di Prato, Siena e Pistoia e la comunità cinofila, che ha portato all'arresto di 17 persone, 8 direttamente in carcere e 9 ai domiciliari. Un'operazione illustrata dal neo procuratore capo della Repubblica di Firenze, Giuseppe Creazzo, che ha sottolineato come il gruppo, composto soprattutto da magrebini, fosse specializzato nello spaccio di sostanze diverse, dall'eroina alla cocaina, dall'hashish all'efedrina, spesso usata come taglio per la cocaina stessa. La particolarità sta nella vastità dell'indagine che ha permesso di accertare nei lunghi mesi di suo espletamento almeno un migliaio di cessioni di stupefacenti e nel fatto che sia stata smantellata la rete del piccolo spaccio, che è quella che più virulentemente e quotidianamente turba la vita quotidiana dei cittadini. In particolare quelli di Pontassieve, dove il gruppo concentrava le proprie attività, soprattutto attorno ai locali frequentati dai giovani. Un'attività florida e radicata, tanto che tra i clienti c'è chi è arrivato ad acquistare oltre 70 dosi di coca al mese o a contrarre debiti per 24.000 euro. Non solo, il lavoro delle forze dell'ordine è stato reso complesso proprio dal consenso che il gruppo si era costruito sul territorio, con i clienti che provvedevano ad avvisare gli spacciatori al telefono quando vedevano arrivare una volante dei carabinieri. In arrivo in Toscana servizi più flessibili e appropriati per anziani non autosufficienti, minori e disabili. Attraverso un nuovo bando, illustrato dalla vicepresidente della giunta regionale Stefania Saccardi, rivolto a comuni, aziende sanitarie e società della salute. Il bando promuove la realizzazione di strutture destinate ad accogliere le persone le cui problematiche non sono così gravi da giustificare il ricovero nelle residenze sanitarie assistite. Vogliamo aprire a strutture per anziani con fragilità, per affrontare la fragilità in modo che non diventi non autosufficienza. Vogliamo provare ad inserire sul tema delicatissimo della disabilità strutture che assomiglino di più alle case dei ragazzi disabili piuttosto che a strutture per anziani. Stessa impostazione per i minori, in particolare per quelli stranieri non accompagnati. Oggi le strutture esistenti sono calibrate per bambini molto piccoli e quindi sono molto costose. Per alcune tipologie di minori, cioè dei ragazzi che vengono da lontano e che hanno per esempio oltre i 16 anni, potrebbero essere molto più appropriate strutture più leggere che naturalmente abbiano un costo molto inferiore. Le sperimentazioni dureranno un anno e saranno costantemente monitorate. Quest'anno la Regione ha stanziato per la non autosufficienza 88 milioni di euro, a cui se ne aggiungono 200 mila delle ASL. I posti disponibili nelle residenze sanitarie assistite sono attualmente 12 mila. Combattere la piaga della contraffazione nel distretto della pelletteria attraverso una linea comune tra imprese, artigiani e sindacati. È quanto è stato presentato nella sede di Confindustria a Firenze, un codice di legalità da adottare nei prossimi 6 mesi per avviare un percorso verso la tracciabilità totale delle filiere di un comparto che a Firenze conta quasi 13.000 occupati e un giro d'affari da 2,8 miliardi di euro. Noi diciamo non c'è più tempo da aspettare, le imprese hanno bisogno di un messaggio chiaro e preciso da parte delle istituzioni per fare pulizia intorno a un settore che è sotto osservazione da tutto il mondo. Produciamo lusso e dobbiamo avere un sistema pulito. L'appello è rivolto alle istituzioni affinché ci sia un maggior coordinamento nella lotta all'illegalità in un settore che produce un terzo dell'export manifatturiero fiorentino. Creando delle sinergie e proponendo delle sinergie alle istituzioni in collaborazione come con le associazioni datoriali e sindacali per poter avere un maggior controllo sul territorio. Più legalità significa anche tutela dell'occupazione e lotta al lavoro nero in un settore che punta tutto sulla qualità del prodotto. Sì, e soprattutto difesa del lavoro di qualità, cioè non si può fare un lavoro fatto bene, non si può fare un buon prodotto, non si può produrre bellezza se non c'è un lavoro legale e con dei diritti. La pelletteria può traghettare la ripresa economica fiorentina, dicono i relatori. Possiamo diventare la Silicon Valley del Made in Italy.
We'll be right back.